Passa con 13 voti favorevoli il consuntivo 2015 della Camera di Commercio. Voto valido e regolare vista la presenza di 17 consiglieri su 27. Contro il documento contabile si sono espressi i delegati della CNA. Assenti invece i rappresentanti di Confindustria che, siccome contestano l'elezione a presidente di La Stella, sulla quale hanno depositato anche un ricorso, hanno preferito non presentarsi in assemblea. La Stella dunque resta in sella e in attesa della pronuncia del TAR. Al momento può dirsi scongiurato il rischio commissariamento. Noi col voto di oggi abbiamo evitato per l'ennesima volta, e lo voglio sottolineare, il commissariamento della Camera. Commissariamento della Camera che significa una sola cosa, e questo una volta per tutte va chiarito, perché qualcuno un mese fa sventolava il commissariamento come la panacea che risolveva i problemi della Camera di Commercio di Avellino. Il commissario per legge può gestire solo l'ordinaria amministrazione, significa pagare gli stipendi e poco altro, il che significava che per tutta la durata del commissariamento la Camera di Commercio di Avellino sarebbe stato un organo inutile per lo sviluppo del territorio. Ancora una volta i presenti, che erano in numero significativo, e soprattutto i rappresentanti delle associazioni hanno dato un grande senso di responsabilità, perché vogliono che la Camera possa dare una mano al territorio irpino, soprattutto in un momento dove le aziende piangono, ma piangono realmente, perché purtroppo il livello di gestione di ogni azienda ogni mese che passa passa a un livello sempre più basso, e quindi praticamente non c'è veramente la possibilità, almeno per il momento, di vedere un futuro più roseo.